Secondo me l'hanno ammazzato da un'altra parte. Che dice il pretore Rosone? Chiedo a lui. Perché non mi parlate? No, come non ci parliamo? Ci parliamo. Hai voglia. Stiamo sempre parlando. Capitano. Lo vedo, mi vuole parlare. Bello, eh? L'ha lasciato Rosone 5 minuti fa. Leg la data. Che data c'è? Quella di oggi, no? Ma perché non l'ha firmato 20 giorni fa? Un mese fa, un anno fa. Mo sono tutti ricercati, mo. L'avrebbero fatto lo stesso, sta carneficina. Hanno ferito pure una bambina. Ma dove sta il sindaco? Dove stanno le autorità? Che si piangono questi? Che non lo sapevano pure prima? Attenti. Razza di paese è questo, che arriviamo sempre dopo. Guarda, 243 bossoli abbiamo contato. Questi fanno la guerra. Noi prendiamo solo i morti. 8. Sono tanti? Sono pochi? Eh? Beh, ce ne sta uno pure laggiù. Ecco. Che c'ha sta maglietta? È perfetta. Dai, Andrea, togliti sta facciata. Vestiva! Cambiate, forza, dai! Lo sapete che state facendo? State limitando la mia libertà d'espressione. E la dobbiamo limitare, la tua libertà d'espressione? Perché te qua dentro sei quella più a rischio. Sì. Se sempre muove ste mani, legatele. Guarda che di me, se non glielo dico io che sono gay... Shh. Se ne accorge nessuno. A non dire che fai lo steward, sennò si capisce subito tutto. Guarda che è pieno di assistenti di volo eterosessuali. Sì, le hostess. Ha parlato l'avvocato? Sì, signore. Faccio l'avvocato, e allora? Guarda che se ti cavano il principe del foro non è perché sei bravo in tribunale. Ma tu perché sei sempre così arrabbiato? Favorite. No, signora, non sono arrabbiato. Questa è proprio la mia espressione. Favorite. Sono un avvocato. Avvocato, io avrei detto più parrucchiere, stilista. La signorina Brunetti. Buonasera a tutti, scusate il ritardo. Ciao. Ciao, Tommaso. Ciao. Meno male che sei arrivata. Alberta? No, Alba. Sì, no, dico il vestito, Alberta Ferretti. Ah, sì. Magnifico. Grazie. No, perché la mia fidanzata ce n'ha uno uguale. E quindi... Scusa, ciao con te. Ciao qua a francese. Bonjour, mon amour. Dai, ma dove vai? Scusate, è ubriaco. Ma Manlio, devi fare i cazzi tua. Allora? Che ha fatto? Ti sei perso il telefonino, eh? Ti sei fratturato tutte 10 dita che mi hai potuto telefonare. Perché se è per sto motivo, allora ti perdono, ma se non è così, lasciami perdere. Allora guardi che sei una stronza. Clemente, torna al tavolo, sei ubriaco. Oh, Augusto, tu fiasati da troppo, dia qualche cosa. Clemente, abbiamo ospite. A Parigi l'anno scorso sono venuto per te, hai capito, per te? 17 ore di macchina mi sono fatto. Arrivo e spegni il telefonino. A voi a cercarla, mannaggia i messaggi, ma dove cazzo stavi, eh? Ma vedi dove cazzo stavi? Come ti permetti? Adesso, basta. Non hai capito che la signorina non gradisce la tua presenza? Vattene. Lascia perdere, Adrian. Mo chi è sto testa? Che... Quando l'hanno trasferita avrei voluto parlarle, farmi vedere, ma non l'avevo fatta. Se ero pieno non so neanche io di cosa. Tremendo quello che stai vivendo, Luigi, ma lo devi superare. Magari riflettendo anche sui tuoi errori, perché ognuno di noi li commette. Queste cose non te le dico perché sono il tuo avvocato. Mi permetto di dirtela perché sono un tuo amico. So che sei anche colpa mia. Ma non è una colpa, Luigi. Nel mio lavoro non sai quante situazioni drammatiche vedo, nelle famiglie intendo. Molti danno per scontato, non si rendono conto. Magari fanno finta che tutto vada bene, che tutto sia tranquillo, quando invece non lo è. Non sei una colpa questa. Anche i giornali mi accusano.
Dov'era il marito? E poi quante falsità. Noi non siamo così come ci hanno descritto. Anche il biglietto che aveva lasciato hanno pubblicato. E l'intervista, quello là che l'ha salvata. C'è stronzadis. Sa perdere i giornali. Si sa che scrivono del dolore altrui perché è l'unica cosa che vende di più. Dovrà farli tutti gli 8 anni. Così ha stabilito il magistrato. Ma se il recupero della salute psichica è più veloce, i tempi possono abbreviarsi anche di qualche anno, sai? Ma tu come stai? Come va qui il lavoro? Ma devo vedere. Il lavoro. Il lavoro mi piace. Penso che una volta che avrò sistemato tutto riuscirò anche a star più tranquillo e a viverla meglio. Su ancora il trasloco da fare. Adesso che il giudice tutelare ha firmato, posso anche vendere la casa.